Ed eccoci ritornati in studio. Come avete compreso dal cartello di apertura, si tratta di un nuovo appuntamento con Informaci. Vi ricordo anche la mail che avete a disposizione, info@acicomo.it. Naturalmente abbiamo gli ospiti, l'ospite qui in studio con me, la dottoressa Annalisa Galante. Ben ritrovata e grazie. Grazie, buonasera a voi. Tra l'altro esperta, tra le tante cose, anche di Green Economy, perché questo sarà anche molto importante per l'argomento di questa sera. Ovviamente un ospite in finestra e ritrovo con grande piacere il direttore di Acicomo, Roberto Conforti. Ben ritrovato. Grazie a voi per l'invito. Conforti, allora do a lei l'incarico di lanciare l'argomento di questa sera, perché è davvero importante, c'è una novità, un progetto nuovo. Di che cosa si tratta? Sì, si tratta di un nuovo progetto che come Acicomo stiamo, è già diciamo da diversi mesi che stiamo cercando di sviluppare, ed è quello, una cosa semplice, cercare di installare delle colonnine elettriche nei punti in cui c'è una delegazione ACI o la sede dell'ACI. Questo quindi in maniera semplice. Perché questa scelta? I motivi sono diversi. La prima è perché dove ci sono le delegazioni c'è anche un afflusso di persone che vanno in delegazione per pagare il bollo, per la pratica auto, per il rinnovo patente, per il rinnovo della licenza, adesso per l'iscrizione al registro delle vetture estere, quindi per una serie di servizi. Quindi ci sono tante persone che devono raggiungere quel posto e quindi c'è la possibilità di ricaricare. Quindi questa è la scelta delle delegazioni legate anche a questo. Secondo motivo, perché c'è una legge. C'è una legge che impone in ogni comune una colonnina per ogni 1000 abitanti. Quindi noi siamo una pubblica amministrazione, Acicomo è una pubblica amministrazione, e cerca quindi di fare degli accordi con le pubbliche amministrazioni, con altre pubbliche amministrazioni, quindi con i comuni, per diffondere anche l'installazione delle colonnine. Bene, terzo, grazie Conforti. Prego. Terzo motivo, non meno importante, è che abbiamo un parco veicolare vecchio, milioni ancora di veicoli Euro Zero, vedremo dopo anche gli incentivi che ci sono stati appena approvati, ma l'obiettivo è quello di bilanciare la presenza di auto diesel, benzina ed elettriche, quindi spingere sempre di più. Oggi diciamo la percentuale di auto elettriche è bassissima, c'è una crescita esponenziale, ma comunque deve aumentare per forza, e tutti questi strumenti. La domanda che si fanno le persone è: ok, prendo l'auto elettrica, poi dove la ricarico? A parte che puoi ricaricarla a casa, in questo periodo col prezzo dell'energia diciamo che non è un buon momento, no? Anche se il prezzo poi dei carburanti è elevato anche quello, quindi in questo periodo diciamo che si cerca di diffondere l'uso delle auto elettriche. E quindi l'altra domanda è: dove trovo le colonnine? Ce ne sono tantissime in posti che magari non immaginiamo neanche, però vedere in ogni posto una colonnina può portare a superare quel blocco che si ha di dire: ma poi cosa faccio se dovessi rimanere senza ricarica? Quindi, e questo va nell'ottica di semplificare sempre più la vita alle persone. Bene, ringrazio Conforti per questa introduzione, ma vengo ora dalla dottoressa Galante qui in studio con me, che come ho detto in presentazione è esperta di Green Economy e quindi sicuramente esperta anche delle ragioni che spingono allo sviluppo di questo progetto. Abbiamo anche delle slide, ce ne vuole parlare nel dettaglio? Sì, allora sicuramente la mobilità elettrica è scoppiata negli ultimi 2 anni. Hanno avuto dall'anno scorso anche oltre il 100% di gap tra le auto elettriche vendute nel 2019 e quelle vendute negli ultimi 2 anni. Il venduto del 2021 è un po' più basso a causa ovviamente delle crisi, si sta riprendendo nel 2022, ma direi che in questo 2022 le auto elettriche e ibride plug-in, tutti i possessori di auto elettriche e ibride plug-in sono abbastanza contenti nonostante il caro energia elettrica, perché c'è stato un picco ovviamente di tutte le auto a benzina, quindi il prezzo della benzina e del diesel, ma anche i prezzi del metano sono schizzati. Ecco, in quel momento erano molto, molto contenti quelli
che avevano delle auto elettriche. Si sta superando sempre di più questa paura della ricarica, un po' perché si impara, cioè ormai il mercato delle auto è sostanzialmente elettriche, plug-in, tutte le concessionarie, tutte le case automobilistiche hanno queste macchine, diciamo, nel loro catalogo, e quindi non è che la scelta è abbastanza obbligata. Però devo dire che anche gli utenti sono molto più propensi, quindi hanno capito che si può ricaricare a casa, si può ricaricare al lavoro, si può ricaricare anche da quest'anno con questo progetto Ricaricaci anche nelle delegazioni AGI, che sono alla fine dei punti dove vai insomma abbastanza spesso durante l'anno. Quindi di fatto bisogna anche un po' abituarsi all'utilizzo di queste autovetture, cercare di entrare nel merito della questione, magari organizzarsi anche sui percorsi, l'esistenza, come diceva Conforti, delle colonnine dove sono dislocate, proprio perché effettivamente può capitare il momento di defiance e bisogna essere informati. Quindi esatto. si tratta di abituarsi anche ad avere delle autonomie in realtà più alte rispetto agli anni scorsi, per cui le macchine stanno salendo di livello, le batterie durano di più e quindi arriviamo a autonomie medie di 300-350 km con picchi di 400, ho visto delle ultime auto anche 500 km, quindi un diciamo bel cambiamento rispetto alle prime, sicuramente. Assolutamente, certo. A parte le city car, che invece hanno sempre autonomie più basse, però sono anche macchine più leggere, più da città. Non è forse il caso di Como, se non quello del car sharing, per esempio, il turista può prendere la sua macchina a fare il suo giro. Tantissimi centri, diciamo hotel e tutta l'hospitality si sta attrezzando per avere anche stazioni di ricarica, quindi il turismo ecosostenibile sta prendendo piede, le persone che arrivano anche dall'estero o da altre parti d'Italia cercano proprio anche delle strutture dove possono ricaricare la macchina o prendere addirittura la macchina in car sharing elettrica. Io ho portato qualche dato e mi sembra... Vediamo se sì. La regia intanto ci rimanda le slide perché sì. Lei le possa commentare nel dettaglio, anche perché, come ha detto, è una questione che sta prendendo sempre più piede. Qui abbiamo anche qualche numero, ce lo commenta? Sì, allora, vedete che nel primo riquadro a sinistra ci sono un po' le vendite 2022, però la cosa più interessante è quella che si è segnata in rosso, quante sono le auto circolanti tra elettriche e plug-in, elettriche ibride e plug-in. Sono circa 250.000, considerate che 3 anni fa erano poco meno di 100.000, per cui negli ultimi 2 anni veramente un boom. È vero che, come ha detto anche il dottor Conforti, sono l'1% del parco circolante in Italia, che ricordiamo il 60% dei 38 milioni di veicoli è a più di 10 anni, per cui c'è anche un'affezione alla macchina da parte del popolo italiano, una passione per le auto storiche, per cui direi che questo fa parte un po' della nostra cultura, assolutamente. E poi un altro dato interessante è i punti di ricarica, che non sono proprio così pochi come pensavamo, perché 26.000 punti di ricarica in tutta Italia sono in aumento, ovviamente, perché si stanno attrezzando anche le reti autostradali, ma soprattutto tutti i distributori locali. Ecco, però, come giustamente ha sottolineato lei, appellandosi anche al commento che ha fatto Conforti poco fa, si è affezionati alle macchine, tante auto sono un po' datate, però è anche vero che ci saranno degli incentivi per favorire appunto l'abbandono della vecchia autovettura a favore di una nuova. Chi me ne parla? Lei o Conforti? Roberto. Conforti, a che punto stiamo con gli incentivi? Che ci dice, visto che l'ha accennato poco fa? Allora, io dico che è una cosa ottima, dopo magari li commentate con la dottoressa Galante. Volevo, prima di passare agli incentivi, fare una considerazione. Quando si acquista un'auto, bisogna fare una valutazione, perché non per tutti è la stessa cosa. Bisogna capire che uso si fa della macchina. Io, ad esempio, sono il primo che ho sbagliato, nel senso che io faccio tantissimi chilometri, 50.000 all'anno, e ho preso una macchina plug-in. Questo cosa vuol dire plug-in? Plug-in vuol dire che ha un motore benzina e poi ha un altro motore elettrico che ha un'autonomia da 60-70 km, che puoi andare benissimo. È chiaro che facendo tutti questi chilometri uso poco l'elettrico,
perché io tendenzialmente, o perché mi dimentico o perché ne faccio talmente tanti, uso spesso la benzina. Facciamo il caso di una famiglia in cui, nel mio caso, mia moglie che fa pochissimi chilometri, ne fa 10 per muoversi, adesso con lo smart working per il lavoro magari si fanno anche meno chilometri. Avere un'auto che ha 70 km di autonomia e te la ricarichi in casa, dove ricordiamoci che a casa costa molto meno l'energia rispetto alle colonnine che trovi in giro, perché c'è anche un prezzo, bisogna valutare il prezzo. Prima a casa costava 22 centesimi al kilowatt, fuori magari lo trovi al doppio o di più. Quindi poter ricaricare a casa, fare 70 km, magari li fai in una settimana, vuol dire che una persona non va mai al distributore. Adesso magari non saranno felici i distributori, però vuol dire che tu ti gestisci in autonomia e con la ricarica che fai una sola volta a casa, ci vai tutta la settimana. Beh, è una considerazione importante. Conforti, abbiamo poi torno per i saluti, proprio l'ultimo minuto a disposizione per sentire anche la sua dottoressa su questa faccenda. Diciamo una buona notizia, incentivi sia con auto da rottamare sia senza rottamazione vanno da 5.000 per le auto elettriche fino ai 2.000 delle auto anche diesel Euro 5 che consumano un po' di più. Senza rottamazione caliamo di 2.000 euro. Ecco, una cosa importante, questi incentivi sono programmati fino al 2024 con cadenze diverse. Ogni anno vedremo come il contributo sarà però fisso. Bene, Conforti, c'è nulla da aggiungere? Possiamo salutarci qui, va bene? Fine luglio, gara di auto ecologiche. Naturalmente, molto interessante. Io saluto e ringrazio il dottor Roberto Conforti, la dottoressa Annalisa Galante, grazie per essere stati con me, appuntamento alla prossima. Appuntamento invece con voi sarà lunedì di Pasquetta, io sarò con voi, quindi seguitemi. Buona Pasqua a tutti, tra poco l'informazione.